Per 10 metri riesco a vedere. No, vado un po' così. Più piano adesso. Meno male che è poco vicina! Perché bisogna venire in bike park in Val di Sole? Perché è bello! Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Come vedete dietro di me siamo in Val di Sole per la prima giornata di apertura del bike park di Daolasa. In questo momento sono qui a Folgarida perché c'è il Summit IMBA Europe, quindi una cosa super interessante di cui vi parleremo in un articolo che trovate linkato in descrizione, ma adesso vado a prendere la Giant Rain che Giant Italia mi ha riservato per andare un po' a provare quello che è uno dei bike park più naturali d'Italia, sì, senza dubbio, uno di quelli meno lavorati, uno di quelli più naturali, quello dove c'è anche la famosissima Black Snake, che è la pista di Coppa del Mondo, che è stata votata per non so quante volte miglior pista di Coppa del Mondo downhill dagli atleti stessi, quindi diciamo sicuramente un terreno che permette grande grande divertimento. Andiamo a prendere la bici. Dovendomi spostare da Folgarida in basso a Daolasa, dove si prende gli impianti, prenderò proprio il trail Folgarida, che mi hanno detto essere un ottimo riscaldamento perché è abbastanza flow e soprattutto pulito da molto poco. Spero sia flow perché la Val di Sole è conosciuta per essere molto rough e poco flow. Quando dicono flow in Val di Sole, per loro questo è flow. Però che bello, mamma mia, subito, subito cattiveria, radici smosso. Quindi se piace la mountain bike vera, ragazzi, già subito questo primo approccio con il trail Folgarida, che dovrebbe essere quello abbastanza tranquillo. Beh, in effetti niente di che, tutto lascia andare. Ricordo anche qua Route 7, bello bello trail Folgarida da di là, mamma mia, ma che bellezza, che bellezza, top. E adesso stiamo sulla strada asfaltata che ci riporta nel luogo che un po' tutti conosciamo della Val di Sole, ovvero l'anfiteatro della Coppa del Mondo. Qui si svolgono tutte le gare, qui esattamente su questo tracciato for cross. Quello, se lo riconoscete, è il saltino, il droppettino del cross country. Questo è l'ultimo salto della downhill, un salto molto ben conosciuto. Lì abbiamo Rock Garden, ancora questo è il percorso for cross, una delle pochissime piste for cross omologate in Italia. E là, qui, abbiamo il Rock Garden del cross country, che normalmente però col cross country si fa a salire negli ultimi anni, quindi veramente questo è il cuore della Coppa del Mondo di cross country e downhill qui in Val di Sole, che ci sarà appunto a settembre, ma soprattutto è la Bike Park Arena, Val di Sole Arena, come volete chiamarla, ma è soprattutto la Val di Sole Arena perché questo è quello che si incontra quando si arriva da là sopra, ovvero dall'alto del bike park. Si arriva qua ed è uno dei pochissimi bike park che permette di finire la propria run e sentirsi parte dell'atmosfera mondiale. Veramente fa venire un po' i brividi a stare qui. Per l'apertura del bike park della Val di Sole ho deciso di andare a farmi fare le chiappe a strisce da un ragazzino di 11 anni che è Riccardo Vender, che è là, eccolo qua. Ciao. Super local della Val di Sole. Ricky, presentati un po', sappiamo che parli poco. Sono di Cles, ho 11 anni, quasi 12, e vengo sempre qua a girare. Quanti giorni giri in bike park della Val di Sole? Quasi tutta l'estate. Quasi tutta l'estate, quasi tutti i giorni? Sì. Okay. Pista preferita? Wild Grizzly. Ok, mi porti a farla? Sì. Ok, andiamo a farci fare il culo da un undicenne. Thank you.
visto, questi sono i 4 trail del bike park, quindi che partono qui dall'intermedia. Io ho Black Snake, quindi nera, super difficile pista di Coppa del Mondo, Wild Grizzly, che è denominata enduro downhill, Condal Eagle, intermedia, solo enduro, e White Wolf, enduro downhill, un po' più facile. Descrivimi in 4 parole tutti i sentieri del bike park. Allora, White Grizzly, tutto, cioè c'è dentro radici, salti. Ci sei? Andiamo, vai. Che Dio me la mandi buona. Eccolo. Per 10 metri riesco a vederti. Io ci provo a fare le sue linee, ma è praticamente impossibile. Yeppa! Il ragazzino va forte. O il vecchio che va piano o il ragazzino che va forte. Io spero che sia il ragazzino che va forte. Qua, secondo me, numeri. Golden Eagle? Flow. Quindi il flow della Val di Sole, ragazzi, perché teniamo bene a mente che qui hanno un concetto di flow diverso da quello della maggior parte delle persone. Porca troia, si va comunque. Ecco, vedi, lui dice questa roba qua. Io mi posso impegnare quanto voglio, ma quella roba lì io non la faccio. Red Wolf, quello che ho con me. Salti e un po' di radici. Top. Vada, maestro. Vadi, vadi! Porca troia! Se va alto!
bello che mi piace che nei tratti dove ci sono le intersezioni delle piste guarda sempre se arriva qualcuno, nonostante sia super veloce, ha un mega rispetto degli altri. Non è mai, mai con la nostra terra, ragazzi. Top, top, top. Come vuoi fare l'ultimo pezzo di bacio? Quanto è omicida? Poco. Dai, allora proviamo. Ho appena detto sì all'ultimo pezzo di Berksnake e lui mi ha detto che è poco omicida. Vediamo. Meno male che è poco omicida. Ricky, dobbiamo rivedere il concetto di poco omicida. Allora, giornata con Ricky finita per me. Ho fatto 3 sentieri, tipo tu ne farai 200 adesso. Io sono tipo morto. Super, super divertente, bellissimo girare come sempre, girare nei bike park con i local è veramente top. Ricky, ragazzi, gas a manetta proprio, gas a martello senza senso. Tra l'altro, stagli dietro, tra virgolette. Vederlo andare è bellissimo perché è sempre a bici traverso, super stiloso, veramente tanto tanto stile. Ricky, l'ultima cosa che vuoi dire, perché bisogna venire in bike park in Val di Sole? Perché è bello. Ciao, vai, via. Ciao. Benissimo ragazzi, sono sull'ultima risalita di giornata, sto andando fino in cima per poi tornare a Folgarida. Tiriamo un po' le somme di questa prima giornata di apertura del bike park qui in Val di Sole. Allora, la prima cosa che devo dire è che ho le braccia come se me le avessero messe dentro a un frullatore. Meno male che Giant Italia mi ha prestato la Rain con la 38 davanti e 170 mm di escursione, perché altrimenti con la mia piccola Habit da 140 mm di escursione avrei fatto 2 giri e avrei buttato via definitivamente mani, braccia e tutto quello che è la parte sopra del mio corpo. Ma grazie a questa bicicletta che è burro, detto da me con la remoscia è ancora meglio, è la bicicletta ideale per questo terreno del bike park di Val di Sole, perché è un bike park duro, difficile, tosto, di quelli, è un vero, qui è mountain bike vera, dimenticatevi quello che sono le piste tirate a lucido, qui c'è da dare gas veramente, perché è radice sasso, radice sasso, radice sasso, ripido sasso, radice sasso, radice, quindi veramente tutto così. Simile a questo avevo trovato solo ed esclusivamente la Twill, quindi chi vuole fare della mountain bike di quella vera strong, Val di Sole, posto ideale. Naturalmente stiamo parlando del bike park, quindi di un livello abbastanza alto di mountain bike, mentre in questi giorni di Val di Sole Bike Fest andremo a fare anche degli altri giri un pochettino più tranquilli, un pochettino più alla portata di tutti. Quindi, prima cosa da sapere per venire qui in Val di Sole a girare in bike park, una bicicletta full con un sacco di ammortizzazione. Devo dire che la fanno da padrona le doppia piastra e io sono d'accordo con loro, questo è un bike park da doppia piastra, quindi se avete bicicletta da downhill e non sapete dove andare, venite in Val di Sole perché è
la patria del downhill, veramente terreno perfetto per le doppie piastre. E nulla, non so quanti giri ho fatto, 5-6, sono veramente distrutto ma super felice, perché era da un bel po' che non giravo su un terreno di questo tipo, tecnico, dove ti diverti, dove devi tenere sempre alta la concentrazione per riuscire a non fare errori, dove una bicicletta come la Regni, quindi con tanta escursione, ti salva le chiappette più di una volta. Spero tra l'altro che questo palato dentro la cabina dove rimbomba tutto non sia venuto così male da non poterlo utilizzare. Dopo vediamo. Io adesso salgo fino in su in cima, faccio l'intermedia, poi vado ancora più su e poi scenderò ad Aulasa a recuperare la macchina a Federico, che è al Summit Imba Europe, e poi niente, poi birra, perché a questo punto birra. E poi abbiamo Black Snake, che invece è come radici. Solo radici. Hard. Hard. Morte e distruzione.